Ciao a tutti e benvenuti. Il progetto di oggi è anche questo un progetto abbastanza facile e veloce. È il cappellino appunto 3D. Come vedete richiama proprio il punto che ho usato per lo scialle, C2C è appunto 3D. La lavorazione è simile, in tondo bisogna procedere in maniera diversa, ma vedremo passo passo come. Quindi, vediamo subito cosa ci servirà per questo progetto. Per questo progetto ci servirà della lana, la Take Me Home, quella che io ho usato anche per lo scialle, un uncinetto 5,5, una forbice, un ago per l'on o un ago con la cruna sufficientemente grande per far passare il filo, e se volete aggiungere anche il pom-pom, Matilde ha questi stupendi set per realizzarli. Quindi, tutto pronto, iniziamo. Inizio facendo il mio stop come al solito e poi lavoro 20 catenelle perché io voglio la basetta alta per fare il risvolto. Se voi non volete fare il risvolto, fate 10. 3, 4, 5. Lavorate le mie 20 catenelle, ne lavoro una in più e poi torno indietro lavorando su ogni catenella una maglia bassa, quindi dovrò finire con 20 maglie basse. 2, 3, quindi semplicemente entro nella catenella, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa. Quindi arrivo fino all'altra parte, 20 maglie basse. Quindi arrivate in fondo, fatta la nostra 20ª maglia bassa, faccio una catenella, giro il lavoro e andiamo a lavorare in costa retro. Nella stessa maglia dove ho lavorato l'ultimo punto, entro, prendo il filo e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi torniamo indietro lavorando altre 20 maglie basse, sempre in costa retro. Andiamo avanti fino ad avere l'altezza desiderata, cioè la circonferenza della nostra testa, e un multiplo di 5. Quindi se la misura è giusta, ma vi manca ancora qualche giro per arrivare a avere un multiplo di 5, fateli pure, perché è meglio che sia leggermente più ampio rispetto alla vostra testa, soprattutto se fate risvolto. Se non fate risvolto, no, ma se fate risvolto è meglio avere qualche giro in più perché il risvolto stringe un pochettino. Quindi andiamo avanti, sempre con a righe di 20 maglie in costa retro per tutta l'altezza che vi serve per fare la circonferenza della vostra testa. Lavorata tutta la nostra fascia, vedete come queste righe di andata e ritorno in rilievo formano questo lavoro che è anche leggermente elastico. Quindi, arrivati alla misura che vi serve, nel mio caso è 50 centimetri per 80 righe. Faccio che chiuderli insieme, quindi sono arrivata in fondo da questa parte, prendo la parte speculare e le unisco. Quindi mi porto il filo dietro
entro nello stesso punto la prima maglia qui. Naturalmente ho fatto una catenella, eh? Ho fatto una catenella, entro nella prima maglia, prendo la parte dell'impettaia, non entro però nella punta della catenella iniziale, ma leggermente sotto. Vedete che qui abbiamo la riga, giusto? Qui in punta abbiamo la catenella iniziale. Noi dobbiamo andare a puntare l'uncinetto non nella punta, ma subito sopra la riga, in questo punto intermedio. Così. Prendiamo il filo, passiamo attraverso e chiudiamo con una maglia bassissima. Qui sempre in costa retro. Dalla parte di fronte, non il punto in alto, ma la parte subito sotto, come se fosse un punto canestro, e con una maglia bassissima chiudiamo. Questo naturalmente se volete poi fare il risvolto del berrettino, perché da questa parte vi rimane più, come se proseguisse la costina, rimane più nascosta la cucitura. Se invece voi non volete fare il risvolto, prendete proprio la punta. Qui dipende dal risultato finale che volete ottenere, perché prendendo la parte sotto qui fa un pochino più spessore. Lo vedremo andando avanti. In questo caso io voglio fare il risvolto, quindi procedo in questo modo. Quindi maglia bassissima, entro nel punto che segue, nel punto di rimpetto un pochino più sotto, e chiudo con una maglia bassissima per tutti i punti. Ci vediamo in cima. Ecco, vedete come rimane da questa parte, quando si fa poi il risvolto, rimane abbastanza nascosto, mentre da questa parte si vede proprio la cucitura un pochino più in rilievo. Ora dobbiamo fare tutto quanto un giro di maglie basse per pareggiare, quindi catenella, e adesso andiamo a lavorare su ogni punto, partendo dal punto che segue, andiamo a lavorare altri 80 punti, maglie basse. Ecco, magari qui evitiamo di prendere solo il primo punto, entriamo anche proprio nella costina, perché altrimenti si forma il buchetto, perché è troppo leggero, quindi entriamo proprio qui perché qui rimarrebbe proprio molto aperto, quindi entriamo qui prendendo anche questo filo. In questo modo vi rimane più compatto, vedete? E dobbiamo finire con 80 maglie. Qui, vabbè, prendiamo normalmente e poi qua, in questo punto dove è più robusto. E ci rivediamo alla fine dei nostri 80 punti. Una volta fatto tutto quanto il contorno, arrivati alla fine, fatto l'ultimo punto, entriamo nel primo che abbiamo fatto, chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3.
Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto e lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto. E 3. Quindi lavorati 3 punti, 4 con le catenelle iniziali. Vedete che si è formato questo primo ventaglietto. Andiamo a saltare 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, sulla quinta entriamo, facciamo una maglia bassa, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3. In questo stesso punto vado a lavorare altre 3 maglie alte. E 3, salto 4 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 sulla quinta, 1, 2, 3, 4 sulla quinta, entriamo, prendiamo il filo. Questa è la sequenza che dobbiamo seguire per tutta quanta la circonferenza. Ecco perché il punto deve essere un multiplo di 5, perché il blocchetto è formato da 5 maglie, quindi 3 catenelle, 3 maglie alte, salto poi 4 catenelle e così via fino alla fine del giro. Saltiamo 4 maglie, 1, 2, 3, 4, sulla quinta, maglia bassa e così via. Ci vediamo alla fine. Arrivati in fondo, fatto il nostro ultimo blocchetto, 1, 2, 3, 4, saltiamo le 4. Catenelle e entriamo proprio nella maglia iniziale, nella prima maglia bassa che abbiamo fatto. Quindi qui chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi giriamo il lavoro e con delle maglie bassissime ci portiamo fino a alla terza maglia, prima delle catenelle, saltando le prime 2 maglie alte, come abbiamo fatto per lo scialle, entriamo proprio in mezzo alla maglia alta, prendiamo il filo e facciamo un punto basso in rilievo davanti, in questo modo. Quindi 3 catenelle. E adesso andiamo a lavorare le 3 maglie alte nell'archetto delle catenelle. Quindi adesso saltiamo le prime 2 maglie, entriamo nella terza, in questo modo sul davanti con una maglia rilievo davanti, chiudiamo con una maglia bassa, 3 catenelle e nell'archetto delle 3 catenelle iniziali andiamo a lavorare 3 maglie alte, così per tutto quanto il giro. L'unica cosa è che appunto rispetto alla lavorazione in pannello è che quando si arriva alla fine si deve girare il lavoro, fare i primi 3 punti bassissimi fino a portarsi alla maglia alta, dopo si continua normale come nella normale lavorazione del punto 3D. Quindi
quindi qui chiudo con una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nell'archetto che c'è qui dietro delle catenelle, così fino alla fine. Avviamo un'ultima volta insieme e poi ci vediamo alla fine quando avete raggiunto l'altezza desiderata. Arrivati in fondo, se avete difficoltà perché non siete principianti, fate fatica a vedere l'inizio, quando incominciate il giro mettete un marker, così lo trovate subito senza difficoltà. Quindi io ho fatto il mio ultimo mazzetto, quindi vedete che vi ritrovate con le catenelle iniziali, quindi qui io entro, lavoro una maglia bassissima, giro il lavoro e faccio un paio di maglie bassissime, la prima che segue, quella dopo, e poi con una maglia bassa in rilievo davanti entro nella maglia iniziale, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e nell'archetto formato dalle catenelle iniziali vado a lavorare 3 maglie alte. Quindi mi porto sul blocchetto successivo, salto le prime due, nella terza entro e lavoro una maglia bassa e rilievo davanti in questo modo, 3 catenelle e così via per tutta l'altezza desiderata. Ora, quanto alto vogliamo il berretto? Allora, io qui ho contato anche di avere un po' di risvolto, quindi poi a seconda di quanto lo volete alto procedete con l'altezza del cappellino. Io qui prevedo di andare su di 30 centimetri in totale, poi provatevelo, vedete se va bene, perché appunto io poi qui voglio il risvolto bello alto, quindi altri 10 centimetri, 12 se ne vanno nel risvolto, quindi rimarranno 25 centimetri più o meno. Se non volete fare risvolto, si contate sui 25-27 centimetri. Ci vediamo alla fine. Ecco, una volta arrivati all'altezza desiderata, che per me è più o meno 30 centimetri, ma perché, ripeto, io voglio fare il risvoltino in questo modo, quindi tenete conto che una buona parte è anche proprio per il risvolto. Quindi, una volta arrivati all'altezza desiderata, pareggiamo come abbiamo fatto per lo scialle. Quindi ci portiamo sempre girando il lavoro sulla punta, quindi maglie bassissime, una e due, sulla terza entriamo, prendiamo il filo e qua in mezzo una maglia alta, una mezza maglia alta, saltiamo le maglie e andiamo direttamente sulla terza e lavoriamo una maglia bassa. Così facciamo anche qualche diminuzione, non tantissimo, ma un pochino riduciamo. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto, lavoriamo la nostra maglia alta, nello stesso punto una mezza maglia alta e sulla punta una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, una maglia alta, una mezza maglia alta, così fino
alla fine. Quindi, una volta arrivati in fondo, lavorata la mia mezza maglia alta, mi porto sempre qui alla punta con una maglia bassissima. Catenella di sicurezza, un po' di filo lunghetto e tagliamo. Quindi prendiamo il nostro ago, e andiamo a cucire passando attraverso i punti. Facciamo proprio uno zigzag. Un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua e un po' di qua. Uno da una parte e uno dall'altra. Uno da questa parte e uno da quest'altra. Per tutto il perimetro. Quindi tiriamo bene il filo e poi procediamo a chiuderlo con dei punti di fronte, di lato, in modo che la calottina venga ben chiusa. Un po' di qua e un po' di qua, vedete? E poi dalla parte di fronte, fino a che è ben chiusa. Poi, se volete, potete anche attaccare il pompon. Una volta che avete ben chiuso tutto quanto il perimetro sul rovescio, fermate bene con un nodo e tagliate il filo. Che vi dicevo, se volete mettere il pompon è il momento, è adesso. Quindi nascondiamo la codina. Passando sempre attraverso le maglie. Ed ecco qua. Ed ecco finito il nostro cappellino, appunto 3D. Io spero di essere stata sufficientemente chiara. Per qualunque dubbio, per qualunque domanda, potete scrivermi qui sotto, oppure sempre nel box informazioni trovate anche i miei indirizzi social.
Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel like e condividetelo con le amiche creative o con chi volete. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale se già non lo siete e di cliccare sulla campanellina per essere subito avvisate non appena esce il prossimo video tutorial. Quindi per oggi è tutto, ciao e alla prossima. Ciao ciao!